Di nuovo insieme, ripartiamo dalla politica. In primo piano si definisce postpartitico, ma di sinistra. Michele Emiliano, il governatore ospite della scuola di politica della giusta causa, cita civismo e programmi come argine alla perdita di identità dei partiti. Il civismo è una conseguenza inevitabile da parte dei cittadini a causa della perdita di ruolo e di identità dei partiti, che non è responsabilità dei movimenti civici, è responsabilità dei partiti. Il civismo, ma soprattutto i programmi di governo per fare argini alla perdita di identità dei partiti e supplire alla perdita di ruolo degli stessi. Michele Emiliano conferma la sua ricetta da politica, scuola di politica tenuta a battesimo dalla giusta causa, che sta vedendo nel capoluogo big del calibro di Massimo D'Alema, Gianni Cuperlo, dello stesso Nichi Vendola, atteso nel fine settimana. Il governatore si definisce postpartitico, sì, ma di sinistra, ribadisce la linea ricalcando le stelle polari citate proprio all'indomani del primo turno delle comunali. Cita i cambi di rotta del Partito Democratico sulla vicenda Ilva, ma ricorda anche la centralità dell'agenda e di quando da neo sindaco del capoluogo decise di giurare, oltre che sulla Costituzione, proprio sul risultato dei forum tematici aperti per stilarla. Parliamo di civismo e soprattutto parliamo di lavoro. Lavoro, reddito di cittadinanza, salario minimo, cioè parliamo delle cose di cui spesso, ahimè, i politici non parlano e purtroppo anche i politici di sinistra talvolta trascurano. È invece un argomento fondamentale che riguarda la vita delle persone, mai come in questo periodo colpite dalla recessione e dalla gravità della crisi della pandemia. Il programma oggi dà garanzie di identità molto superiori a quelli di un partito che, ripeto, a seconda delle maggioranze che si sviluppano all'interno, a seconda del leadership, alle volte l'identità non riesce assolutamente a garantirla. Il dramma della sinistra è la mancanza di identità dei partiti della sinistra, che ovviamente scuole di politica come questa o altre iniziative tentano di supplire. Altamura, Bari e Capurso accelerano sui poli per l'infanzia. Nel centro della Madonna del Pozzo, una giornata tutta dedicata alle nuove frontiere dello spazio educativo. Il risultato è ottimo, è bellissimo. 80 gruppi di progettisti partecipanti divisi per i tre comuni. Oggi qui mettiamo in mostra i primi otto progetti per ogni comune e gli stessi progetti sono tutti stati inseriti in una pubblicazione straordinaria. Una giornata dedicata alle nuove frontiere dello spazio educativo e ai concorsi di progettazione indetti su indicazione della Regione dai comuni di Altamura, Bari e Capurso per la realizzazione dei prossimi poli per l'infanzia. Si tratta di strutture che accolgono bambini e bambine fino ai 6 anni di età, promuovendo una continuità integrata del percorso educativo e scolastico, un cambiamento che la riforma del sistema 06 ha introdotto, sul quale è bene farsi trovare pronti, fanno sapere gli organizzatori, dal momento che ricade nelle competenze assegnate alle regioni. Già nel 2018 l'ente di Via Gentile ha siglato con i tre comuni in questione un protocollo d'intesa destinato all'attivazione e alla gestione dei concorsi come modalità per l'affidamento della progettazione. Il racconto passa anche da una mostra dei progetti vincitori e di quelli candidati, intitolata Spazi per crescere, con il sostegno tecnico di Arti, rappresenta l'iter visto dall'interno. Gruppi di architetti, di ingegneri hanno presentato i loro progetti per una scuola innovativa, dei poli innovativi dell'infanzia, un metodo assolutamente straordinario di partecipazione e di condivisione. Abbiamo dato vita davvero ad un'esperienza importante che continueremo sicuramente ad applicare. Quella della condivisione, quella della progettazione condivisa è assolutamente un percorso importante e straordinario. In Puglia a rischio i posti di lavoro in agricoltura, l'allarme è quello di Confagricoltura alla luce delle nuove linee politiche comunitarie. Se la nuova politica agricola comune passasse così com'è, con un 15% di trasferimenti in meno rispetto al periodo 2014-2020, in Puglia sarebbero a serio rischio non solo le aziende, ma una parte dei 900.000 posti di lavoro del comparto agroalimentare. È quanto sostiene Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Puglia, a margine dell'insediamento del tavolo regionale per esaminare la PAC, indetto dall'assessore all'agricoltura Donato Pentasuglia.
Con la nuova politica agricola comune per l'agricoltura italiana, la riduzione totale prevista dei trasferimenti ammonta fino al 2027 a 6,2 miliardi di euro, il 15% in meno sul periodo precedente, 2014-2020. Una riduzione che andrebbe a ricadere su tutte le regioni, un dato che rende impossibile, secondo Confagricoltura Puglia, sostenere le prossime sfide per l'agroalimentare con una politica che invece di investire, disinveste. Quest'oggi parte una discussione importante sul futuro dell'agricoltura pugliese. Si discute della prossima programmazione comunitaria e non possiamo permetterci di perdere di competitività su questo settore che è strategico per il futuro economico della nostra regione. La Puglia è la regione italiana nella quale si assume più manodopera agricola, l'8,22% del totale di tutto il paese. Il settore impiega nella regione oltre 882.000 lavoratori agricoli e le giornate nell'olivicoltura occupano 90.000 lavoratori a tempo pieno. Numeri importanti che lo diventano ancor più se si paragonano all'industria. Il settore auto in tutta Italia ne occupa un quinto, circa 165.000 lavoratori. La nuova politica agricola comune, così come strutturata, penalizzerebbe le aziende più competitive. Una situazione inaccettabile per Confagricoltura Puglia, che ha chiesto all'assessore Pentassuglia di rigettare tale impostazione. La Puglia ha tanto da giocare e su questo noi come Confagricoltura chiederemo all'assessore di prendere una posizione forte sul tavolo nazionale, perché questa politica agricola comune mette in ginocchio l'agricoltura pugliese. Restiamo in argomento importante, ripartire dal basso, a sottolinearlo il Dipartimento Agricoltura della stessa regione durante il congresso del GAL. Territori rurali, strumenti nazionali di ripartenza e scenari futuri. Per analizzare le opportunità offerte in questi ambiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si è svolto il congresso del Forum Leader organizzato dal GAL Pontelama in qualità di capofila. L'appuntamento è stato occasione di studio e confronto sui temi dello sviluppo locale nell'ottica di un rilancio coerente ai piani strategici nazionali ed europei. Da 3 giorni si è tenuta tra Bisceglie, Molfetta e Trani insieme ai rappresentanti dei gruppi di azione locale provenienti da tutta Italia, delle pubbliche amministrazioni e delle associazioni di categoria per rivedere i temi specifici partendo dallo status quo e riprogrammare le attività dei GAL adattandole alle nuove esigenze anche alla luce della crisi pandemica. La crisi genera anche un'occasione, quindi l'occasione è questa di rilanciarsi con il piano di ripresa e resilienza, un'occasione importantissima perché si tratta di risorse molto importanti in termini numerici, anche in termini di qualità, proprio sulla qualità deve essere incentrata la progettualità. I GAL giocano un ruolo importantissimo, vogliono proporsi, vogliono concorrere alle progettualità per il rilancio, vogliono proporsi attraverso questo forum e attraverso il futuro a supporto dei privati e soprattutto delle pubbliche amministrazioni, perché si va avanti per una strategia ed una vision pluriennale. L'evento ha visto anche interventi tecnici di referenti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Ministero Economico e delle Finanze e della Rete Rurale Nazionale. Bisogna rimettere al centro i GAL nella progettazione sul territorio delle traiettorie di sviluppo alla luce di esigenze che partano dal basso, ha sottolineato il direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, Gianluca Nardone. L'idea di avere dei gruppi di azione locale con una programmazione dal basso è una idea che viene rafforzata nella prossima programmazione. Almeno il 5% delle risorse totali dei prossimi programmi di sviluppo rurale sarà dedicato a questa iniziativa e oltre alla programmazione ha un altro effetto molto benefico sul territorio, perché crea classe dirigente, nel senso che crea i funzionari che devono agire da organismi intermedi e agevolare la Regione Puglia e la pubblica amministrazione nell'applicazione delle pratiche, quindi crea anche conoscenza, sapere, competenze che possono essere molto utili al territorio. La cronaca fallisce, l'agguato all'interno di un bar del centro cittadino di Foggia, ma viene rintracciato e poi arrestato dagli uomini della questura. Sarebbe entrato in un bar di Foggia chiedendo del titolare e minacciando con una pistola i dipendenti dicendo lo devo sparare, ma non trovandolo sarebbe fuggito a bordo di un'auto. Per questo la squadra mobile del capoluogo Dauno ha tratto in arresto in flagranza di reato un 35enne pregiudicato con l'accusa di detenzione e porto illegale di arma clandestina, nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e minacce aggravate dall'uso di arma da fuoco. L'uomo sarebbe il protagonista dell'assalto a mano armata all'interno del bar del centro
centro cittadino. Gli uomini della squadra mobile, accolta la segnalazione, si sono messi subito sulle tracce del giovane, che è stato identificato e rintracciato in auto mentre stava rincasando. Le attività di perquisizione hanno permesso di rinvenire una pistola Beretta calibro 7,65 con serbatoio completo di 6 colpi, di cui uno in canna, 25 cartucce dello stesso calibro, nonché 15 grammi di sostanza stupefacente di cocaina ripartita in due confezioni. L'arrestato, alla vista del personale intervenuto, ha tentato la fuga resa vana dalla prontezza operativa degli agenti. Sono in corso accertamenti per comprendere le ragioni che hanno indotto l'arrestato a minacciare con una pistola il titolare del bar. Ancora cronaca: con l'accusa di tentato omicidio i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere l'83enne custode della scuola media Petrarca di San Severo, che nel pomeriggio di ieri ha ferito con un colpo di pistola alla nuca un operatore scolastico 61enne nel cortile dell'istituto. Sarebbe già stata recuperata l'arma utilizzata dall'uomo, una pistola calibro 9 regolarmente detenuta. Quanto si apprende il movente sarebbe legato a battute di troppo e vecchie ruggini reciproche. Fiamme alte, fumo nero e denso alle porte di San Severo all'alba di ieri, l'incendio all'interno di un'area dedicata all'autodemolizione. Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato in un'autodemolizione situata sulla Statale 16 in prossimità di San Severo, sulla strada verso Lucera, alle porte della città dell'Alto Tavoliere. Ad andare a fuoco sembrerebbe sia stato del materiale vario accatastato, composto presumibilmente da tubicini di irrigazione, cassette in plastica e automezzi. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco e tecnici di Arpa Puglia. I carabinieri indagano per ricostruire le dinamiche dell'accaduto e al momento non tralasciano alcuna pista investigativa. I militari stanno anche verificando la presenza di telecamere di sicurezza della zona. Immediato è stato l'intervento di Arpa Puglia, Dipartimento di Foggia, sin dalle prime segnalazioni da parte dei Vigili del Fuoco, dichiara Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia. Era ben visibile una colonna di fumo che si espandeva verso l'alto, il vento presentava direzione molto variabile, non consentendo di effettuare rilevazioni stabili di diossine e furari, mediante un campionatore ad alto volume. Sono stati effettuati rilievi con misuratori da campo portatili, con valori delle polveri sottili e dei composti organici volatili molto bassi, mentre dati rilevati dalle due centraline fisse che rilevano la qualità dell'aria, gestite dal Centro Regionale Aria di Arpa Puglia, presenti stabilmente a San Severo, saranno disponibili nelle prossime ore. Intanto i rilevamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni, conclude così il direttore generale di Arpa Puglia. Ci spostiamo nella Batta, Barletta, a destare preoccupazione la scomparsa della giovane Esther. Un'intera città in apprensione da 5 giorni, dall'inizio della settimana non si hanno notizie di Esther Romano, ragazza di Barletta su cui si stanno concentrando le ricerche delle forze dell'ordine. L'allarme è stato lanciato attraverso le pagine social più seguite dalla comunità barlettana, che hanno avviato una catena di solidarietà per la giovane scomparsa di Esther, 19 anni, non si sa più nulla da lunedì sera, quando ha lasciato la sua abitazione senza farci più rientro. Le forze dell'ordine hanno esteso le ricerche in tutta la provincia, finora però senza alcun esito positivo. Al momento della scomparsa, la ragazza indossava un pantalone nero e un giubbotto celeste, tra i segni di riconoscimento anche i capelli neri e un vistoso tatuaggio dalla mano al braccio. Le operazioni di ricerca proseguono in attesa di riscontri concreti, anche con il contributo della comunità cittadina. Restiamo nella BAT, ma per parlare di politica e della marcia di avvicinamento alle prossime comunali manca ancora un po', ma sulla griglia di partenza si è già posizionato Francesco Spina, già primo cittadino nelle scorse ore alla presentazione. Sarà certamente Francesco Spina uno dei prossimi candidati a sindaco di Biceglie. Non si conosce ancora la data delle prossime amministrative, ma l'ex primo cittadino proverà a conquistare quello che sarebbe il suo quarto mandato, dopo i tre che hanno caratterizzato più di un decennio tra il 2006 e il 2017. Partiamo prima perché c'è la necessità di dare subito un contraccolpo alla situazione stagnante della città di Biceglie. Poi ho raccolto l'invito di importanti liste nazionali e regionali per costruire una coalizione essenzialmente civica, un polo importante. Si raccordano un po' tutte le forze che hanno contribuito con me negli anni passati a governare, ma con un'apertura verso forze fresche. Nella cornice di Villa Ciardi, l'ex presidente della provincia Abbat ha presentato le 12 sigle che saranno al suo fianco
fianco nella prossima campagna elettorale, un colpo che apre la strada verso le nuove elezioni, che vedranno tornare in campo uno dei maggiori rappresentanti politici biscegliesi degli ultimi anni. Presenti all'evento anche il deputato UDC Salvatore Ruggeri, l'assessore al personale della Regione Puglia Gianni Stea e il consigliere regionale biscegliese Francesco Lanotte. Oggi da Bisceglie parte il nostro progetto del mondo civico, ma civico nel vero senso della parola, della Regione Puglia, dove vogliamo mettere insieme una serie di liste civiche e creare un laboratorio di centro. Siamo convinti che una persona come Spina abbia tutte le qualità per continuare quel percorso che lo ha visto protagonista in questa città negli anni passati, e conoscendo il caro Spina io sono convinto che Bisceglie avrà un grandissimo sindaco. L'intreccio di questi fondi determinerà lo sviluppo di un territorio che non può essere gestita da persone improvvisate, ma che necessita, con la consapevolezza di cui diciamo tutti quanti sappiamo, di persone capaci di gestire processi politici, amministrativi, sociali ed economici. Con il supporto degli esponenti politici regionali e nazionali, Spina proverà adesso a formare la squadra verso le prossime comunali. Le fondamenta sono già state svelate. Cambiamo decisamente argomento. Il professor Giuseppe Carrieri, il nuovo segretario generale degli urologi italiani. Compito che io voglio portare avanti in questi prossimi 4 anni nei quali guiderò gli urologi italiani è proprio quello di rendere chiaro il ruolo dell'urologo e favorire temi importantissimi come quelli della prevenzione, soprattutto in ambito oncologico, perché ribadiamo ancora una volta che prevenire è meglio che curare. Il direttore del Dipartimento di Urologia del Policlinico Riuniti e dell'Università di Foggia e professore ordinario di Urologia, professor Giuseppe Carrieri, è il nuovo segretario generale della Società Italiana di Urologia. Motivo di grande onore e prestigio, non solo personale, ma per tutto il sistema sanitario pugliese e in particolar modo della provincia di Foggia. Obiettivo principale del mio incarico, ha affermato il professor Carrieri, sarà quello di divulgare maggiormente e con più chiarezza la cultura della prevenzione. Essere nominato segretario generale dell'Urologia della Società Italiana di Urologia sicuramente è un grande onore. Ci impegneremo davvero per rendere chiaro quello che è il ruolo dell'urologo. Dobbiamo far capire ai pazienti a quali medici devono rivolgersi per quale tipo di patologia. L'urologo è un medico centrale proprio nel benessere e nella prevenzione delle problematiche che riguardano l'uomo, ma non soltanto l'uomo, anche la donna. I tumori urologici sono i più frequenti nell'uomo, il tumore della prostata è il tumore più diffuso purtroppo, tumori del rene, tumori della vescica, tumori del testicolo, ma la urologia non è soltanto oncologia, non è soltanto prostata, ci sono problematiche come quelle legate alla calcolosi urinaria, la famosa ipertrofia prostatica, le problematiche della disfunzione erettile che sono tanto purtroppo penalizzanti per tante coppie, le problematiche legate alla incontinenza urinaria nella donna, il prolasso vescicale, una problematica, ripeto, che ha un impatto davvero sociale rilevantissimo. Una a 3 giorni sulle sfide storiche e politiche della memoria dei paesi del Mediterraneo, convegno della cattedra Jean Monnet Historical Challenges dell'Università di Bari. Sfide storiche e politiche della memoria dei paesi mediterranei dell'Unione Europea è il tema del convegno organizzato dalla cattedra Jean Monnet Historical Challenges and Politics of Memory of European Integration dell'Università di Bari. La 3 giorni nell'ex Palazzo delle Poste affronta il tema delle odierne politiche mediterranee, le politiche della memoria e l'insegnamento della storia nell'Unione. A confronto i responsabili delle varie istituzioni europee, studiosi di relazioni internazionali, giuristi, storici di molti paesi europei e insegnanti attorno alle prospettive dell'Unione e alla elaborazione del passato, con particolare attenzione ai paesi dell'Unione Europea che si affacciano al Mediterraneo. Nel momento in cui si propone di innalzare muri nell'Europa mediterranea, il convegno intende offrire qualche chiave di lettura sul presente e sul rapporto col passato. È un network tra istituti di ricerca, archivi, musei che si occupano di memoria e di politica della memoria per confrontare i dibattiti nazionali dei vari paesi del Mediterraneo, metterli insieme, metterli a confronto, creare strumenti di dialogo tra noi
e anche strumenti critici da condividere nell'affrontare questo tema delicatissimo del rapporto fra storia e memoria, ritornare alla storia, rilanciare il ruolo fondamentale sul piano concettuale e metodologico della storia per ricondurre queste memorie un po' irrequiete a una capacità autocritica di lettura e di contestualizzazione della propria origine, della propria collocazione nel presente. Cioè, il nostro idea è di creare strumenti di consapevolezza del cambiamento oggi in corso. Cambiamo argomento, è arrivata seconda la terza edizione di Antonino Chef Academy, dove i giovani chef si contendono un posto nella cucina di Antonino Cannavacciuolo. Si tratta della giovane pastry chef barese doc Fabiana Quadrelli, l'ha ascoltata per noi Antonella Fazio. Manca la metà del tempo, eh? Sì, chef. È stato un percorso così tanto soddisfacente per la mia persona e per appunto tutto quello che ho potuto dimostrare solamente con l'esperienza che avevo, che l'amarezza non la sento. La sua passione sono i dolci, ma per Re Antonino Cannavacciuolo, ovviamente per il suo Villa Crespi, struttura top in Italia tra i luxury hotel, ha cucinato di tutto, gareggiando contro giovani chef professionisti e conquistando un posto in finale. Si è aggiudicata il secondo gradino del podio nella terza edizione dell'Antonino Chef Academy, produzione originale Endemol Shine Italy, sempre disponibile on demand su Sky. Fabiana Quadrelli, 23enne barese doc, che ormai da tempo è la principessina dolce del rinomato Riva del capoluogo pugliese. Si è vista sfilare da sotto il naso la casacca della cucina di Villa Crespi, ma Fabiana non demorde e ora riparte con ancora più entusiasmo. È stata un'esperienza quasi indescrivibile per quanto mi riguarda, perché mi ha dato l'opportunità di crescere sotto tantissimi punti di vista, di imparare tantissime cose, di mettermi alla prova e crescere appunto sotto l'aspetto tecnico e anche personale, umano. Mettersi alla prova, quindi competere con ragazzi che sì, hanno la mia età, ma hanno un'esperienza sotto il punto di vista tecnico molto più addentrata della mia, dato che sono principalmente una pasticcera, è stato un bel azzardo che insomma alla fine mi ha ripagata, data l'esperienza che tutti abbiamo potuto vedere. Domani è domenica, il giorno dedicato al dolce per Antonio Massa e soprattutto per noi baresi. Tu, da pastry chef, che cosa ci consigli? E mi piacerebbe farvi vedere un dolce che per me è molto speciale, perché ha tutta una storia che mi ha portata poi a fare questo dessert. In questa domenica mi piacerebbe appunto sorprendervi con questo nuovo dolce qui, che si chiama Petricore ed è alla barbabietola. Iniziamo con il crumble, che sarà la base del nostro dessert, quasi qua come la terra, no? Procediamo con la sfera. Come una barbabietola che insomma esce dal terreno. Vanno a richiamare anche un po' l'altezza della radice della barbabietola. Un pizzico di sale Maldon per aggiungere un tocco di sapidità al dessert. Che meraviglia! Intanto a Foggia in due giorni fa festa il mondo del volontariato. La cosa di essere stati a casa per due anni, bloccati, fermi, senza poter raggiungere l'altro, questo ci ha davvero fatto male. E quindi oggi è davvero un momento di festa non solo per il volontariato, ma per tutti, per tutta questa bella città. Al via la 14ª edizione della Festa del Volontariato del CSV Foggia, una due giorni di riflessione, promozione, incontri e analisi con al centro il terzo settore di Capitanata. La pandemia ha ridotto lo spazio dell'incontro e della convivialità, ma non ha rallentato le azioni di aiuto rivolte al prossimo. Oltre 30 le realtà associative presenti e impegnate a promuovere le proprie attività, provando a sensibilizzare maggiormente la comunità e le giovani generazioni. Oggi finalmente, dopo due anni di assenza,
torniamo in questa piazza. Il volontariato fa festa, tutte le associazioni di volontariato, circa una trentina e centinaia di volontari, fanno festa oggi. Oggi e domani c'è questa due giorni ricca di eventi di promozione e animazione e convegni, come potete ben vedere. Quindi finalmente torniamo ad incontrarci, perché devo dire che il volontariato anche durante questa pandemia che ha causato questo stallo purtroppo non si è mai fermato, e quindi adesso però è il momento di in piazza di incontrarci, di scambiare vecchie conoscenze, intrecciare rapporti, amicizie, collaborazioni e condivisione. Come risponde la comunità? Beh, la comunità, da quello che vedo, da stamattina c'è un grande fermento, perché probabilmente è proprio il fatto di festeggiare, di essere e di tornare in piazza a riprenderci la vita, a riprendere i rapporti con gli altri. La convivialità è la cosa che ci mancava più di ogni altro aspetto. Ancora un arresto di due pusher in trasferta a Monopoli, questa volta nella rete dei militari. È finita una coppia di giovani poco più che ventenni controllati dai carabinieri mentre transitavano per le vie del centro cittadino a bordo della loro autovettura. A convincere i militari ad approfondire il controllo è stato l'atteggiamento della giovane ragazza, apparsa sin da subito nervosa alla vista degli uomini in divisa. Nel corso del controllo, mentre i militari si apprestavano a perquisire il veicolo, la giovane ha consegnato spontaneamente 36 dosi di droga nascoste nel reggiseno, all'interno 20 grammi di cocaina, evidentemente destinati a consumatori del luogo. I giovani sono stati pertanto accompagnati nelle loro abitazioni in regime di arresti domiciliari. La Regione Puglia martedì prossimo incontrerà i sindaci e assessori comunali per affrontare il tema dell'agenda di genere. La Giunta Emiliano è stata la prima in Italia ad approvare l'agenda di genere, la strategia regionale per la parità. La strategia regionale, spiega la consigliera del Presidente per l'attuazione del programma, Titti De Simone, scrive una pagina significativa nella storia della parità di genere regionale e nazionale, poiché intende inaugurare, alla luce delle opportunità offerte dal PNRR, una fase di progettazione di azioni fortemente integrata, condivisa e rispondente ai bisogni dei territori per superare l'insieme di divari ancora esistenti. La quinta edizione di Mastro Panettone, il concorso organizzato da goloasi.it che premia i lievitati artigianali natalizi più buoni d'Italia, si avvia verso la fase finale. Conclusa la prima parte di degustazione, a cura della commissione tecnica sono stati definiti e ufficializzati i lievitati finalisti, 20 per la categoria miglior panettone artigianale tradizionale, 20 per quella miglior panettone artigianale al cioccolato creativo e 10 per la categoria miglior pandoro artigianale. I finalisti sono stati decretati a seguito degli assaggi di 200 panettoni tradizionali, 150 al cioccolato e 50 pandori, e valutati sulla base di alcune caratteristiche fondamentali. Si attende ora la degustazione finale, che si svolgerà lunedì 15 novembre a Bari. Ci fermiamo qui, è tutto, buon fine settimana, arrivederci.